Giovedì 18 maggio del 2023, ben ritrovati ragazzi a tutti voi. Si torna con i video consueti in auto dopo una settimana che definire particolare poco, ragazzi, con i tanti miei impegni vissuta praticamente per la sua maggior parte a Terracina. Si torna un attimino alla normalità. Devo pure rallentare un attimino perché altrimenti il mio fisico, come dice Manuel, buono perché non riesce a fare tutte queste cose. Quindi cerchiamo di tornare a respirare un po' di normalità, di tranquillità e provare a concentrarci di nuovo sulla quotidianità che è fatta anche dell'appuntamento che io ho con voi nel appunto ogni mattina, col pretesto, lo dico sempre, di darci il buongiorno. È quella la scusa. Anche parlare di niente magari, però per me è importante questo appuntamento, lo vedo anche per voi, perché non appena salta un video vi preoccupate insomma del perché non è stato pubblicato. Ma fatta questa piccola premessa, vi ricordo che in descrizione a questo video trovate tutte le informazioni riguardanti appunto il mondo di Canale Forza Lazio. Detto questo, ragazzi, direi che adesso sono maturi i tempi per far partire la nostra intro. Di nuovo ben trovati, ragazzi, ben trovati a tutti voi. Lo dico da tempo, da mesi, che maggio è un mese cruciale, è il mese della programmazione, della programmazione fatta di due fasi. I più bravi la fanno anche di tre fasi. È il mese in cui ci si deve assolutamente sedere su un tavolo e gettare senza ombra di dubbio le basi per quelle che sarà la Lazio del futuro. La difficoltà dove sta? Sta nel fatto che ti devi mettere a progettare indipendentemente da come andrà sul campo, o meglio, non sapendo come tra tre settimane terminerà la storia sul campo. Ma è il momento di programmare. Perché dicevo i più bravi e i meno bravi? I più bravi preparano un programma A, un programma B, quelli più bravi ancora preparano anche un programma C fatto di strutturazione della squadra in ottica di calcio mercato. Giocatori promossi, giocatori bocciati, siamo tutti in questo mondo sottoposti a giudizio, no? Fa parte della vita essere giudicati. Faccio un esempio: le pagelle a scuola, le pagelle delle partite dei giocatori del dopo partita, le stesse schede di valutazione al lavoro. Non so quanti di voi siano sottoposti a schede di valutazione, io sì, ad esempio. Allora, questo perché oggi maggio è il momento di gettare le basi, di muoversi in maniera concreta. E allora noi tifosi dobbiamo essere bravi a fare una cosa, e questo lo dico subito: a non cadere nel tranello di abboccare da qui al 31 agosto a tutti i nomi che saranno affiancati alla Lazio. Mi raccomando, ragazzi, perché ve l'ho spiegato più di una volta, entra in ballo il gioco delle amicizie con i procuratori di alcuni giocatori che chiedono più visibilità ai propri assistiti e quindi chiedono la cortesia all'amico giornalista, all'amico redattore di dare appunto di pubblicare una notizia che magari non esiste, magari affiancando alla Lazio un giocatore che la Lazio in realtà non sta seguendo. E poi tranquillamente noi coltiviamo sogni dietro a quel nome tirato fuori casualmente, ma la Lazio in realtà poi smentisce o non smentisce mai per fare a sua volta una strategia, e è un giocatore al quale la Lazio non è andata mai dietro. Ecco, attenti a questa cosa. Ma è importantissimo che ci sia stato questo incontro durato circa un paio d'ore
tra Lotito e Sarri, ho avuto conferme di questo effettivamente, tra Lotito e Sarri, in cui si è parlato del rinforzamento della Lazio, e quello che supponevo qualche settimana fa credo si andrà a realizzare. Ma vi dico la verità, nasce tutto da una intuizione di mio figlio Fabrizio, quando vi disse una volta nel corso di una diretta, nel corso di questo inverno, disse Sarri appena arrivato ha rifondato l'attacco, l'anno scorso ha rifondato il centrocampo, la difesa, e quest'anno vedrai che rifonderà il centrocampo. Poi collego questo ragionamento di Fabrizio a quando Sarri nella sua conferenza stampa di presentazione disse che sarebbe stata una ricostruzione molto graduale, per la quale ci sarebbero voluti 5-6 sessioni di calciomercato, e allora le cose vanno a fare scopa. C'è stato questo incontro Lotito Sarri, non c'è stato Tare, ma io ancora non voglio cantare vittoria per questo mio sperato addio di Tare alla Lazio. Ancora non voglio cantare vittoria, ragazzi. C'è stato comunque questo incontro tra Lotito e Sarri. Sarri ha fatto chiaramente capire quali sono i nomi. Sarri soprattutto ha detto che vuole 5, e sottolineo 5, acquisti nell'ottica di rifondare da capo, come vi dicevo poco fa, il centrocampo. Quindi quel giocatore che dovrà giocare davanti la difesa, e secondo me potrebbe tornare in voga Torreira, e soprattutto il nuovo giocatore della Lazio che andrà a prendere il posto di Milinkovic-Savic, oltre che a una figura di attaccante che io mi auguro possa essere il nuovo attaccante della Lazio. Non so per Sarri, non so se Sarri voglia puntare ancora su Immobile anche l'anno prossimo, io questo onestamente non lo so. Resta il fatto che Sarri ha le idee molto chiare, siccome è persona brava e preparata, ha presentato a Lotito una doppia lista di ruolo per ruolo, di giocatori in cima alle preferenze o di seconde fasce da poter acquistare, appunto, nel caso saltasse la prima preferenza. Chiaramente l'ago della bilancia di tutta questa situazione è la Champions League, perché un conto è che puoi fare affidamento sui 50 milioni che la Champions ti porta nelle casse, e un conto invece che puoi fare affidamento solo sui soldi derivati dalla cessione di Milinkovic-Savic. Su Milinkovic si sta piano piano scatenando un'asta, ve lo dico già da adesso, però la Juventus sembra la squadra più preparata a sferrare l'attacco, anche perché potrebbe inserire all'interno di questa potenziale trattativa uno, se non due giocatori che fanno gola alla Lazio. Quindi attenzione a questa situazione legata appunto a Milinkovic, Savic e Juventus. Ripeto, chiaramente è un segnale forte, fortissimo, il fatto che Sarri si sia messo a parlare di mercato con Lotito e non con colui che invece dovrebbe coordinare tutto il settore del calcio mercato. Quindi sto parlando di quello che è ancora il DS della Lazio, Iglitare. È un segnale forte, ma non voglio cantar vittoria ancora, perché qualche spifferino ancora non mi tranquillizza. Voi lo sapete, io sono per tare out, non lo voglio più, mi sono stufato, quindi spero vivamente che Tare lasci la Lazio. Ditemi la vostra nei commenti, ragazzi, vi mando un caro abbraccio e forza Lazio, più che mai.